una famiglia di campioni del salto, Roberto Ceccon, manca Federico che si sta allenando, anzi è impegnato a Wisla in Polonia per la Coppa Continentale, e Francesco Ceccon che sappiamo è iniziato con un altro sport e poi ti sei dedicato al salto. Come mai è nata un po' in ritardo questa passione? Perché mio fratello Federico mi ha spinto a saltare. Ti piace il salto? Che sensazioni ti dà, Francesco, il salto? No, un po' di libertà, volare. Ma tu sai quanto ha fatto tuo padre? Ti ha raccontato? Te l'ha raccontato lui? Sì. Difficile essere figlio del più grande saltatore italiano di sempre? No. Guarda. Cosa ti aspetti da questa stagione? Ma spero che arrivi un altro risultato con i campionati italiani, buono, e poi le gare internazionali di Alpen Cup. Allora, Roberto Ceccon, avere due figli in qualche modo in squadra nazionale, perché ho anche Francesco in squadra giovanile, direi una bella soddisfazione. No? Sì, come genitore e anche come allenatore. Poterli seguire vuol dire tanto. Ok, Federico adesso ha preso una strada un po' più ad alto livello. Io adesso sto curando un po' la parte giovanile, anche perché stiamo facendo un po' di fatica a riprendere come Italia e anche un po' come Friuli. Stiamo facendo delle belle cose, e è chiaro che ci vuole qualche annetto per ritornare ai tempi passati. C'è sempre il problema che non ci sono grandi numeri, vero? Il problema è esatto, non ci sono grandi numeri, purtroppo le nascite sono sempre di meno. E sono subentrati tantissimi sport. Adesso noi abbiamo la fortuna di aver Planitz e Villach molto vicino, con degli impianti all'avanguardia, e quindi ci ha dato un'altra buona spinta. Cos'è cambiato? Com'è cambiato meglio il salto dalla tua epoca? Ma è cambiato tra virgolette, perché alla fine gli allenamenti sono bene o male gli stessi. Ci vuole un po' più numeri di salti, quindi più allenamento al trampolino, e per questo noi adesso al momento in Friuli siamo fortunati da un paio di anni, perché con l'apertura di Planitz in plastica con 8 trampolini abbiamo la possibilità di fare tantissimi salti a 8 km da casa. Quindi insomma le prospettive sono interessanti. Sì, come ti dicevo, io credo 2, 3, 4 anni e qualcosa si dovrebbe vedere, anzi sono convinto.